Idea regalo, questo libro, Gli zombie hanno il culo pesante, un titolo un po' così, però fatto da Mingolo Di Pasquale, Max Formisano. C'è una copertura, una copertina un po' raccapricciante, ma adesso vedremo perché c'entrano tanto gli zombie. Allora, Mingo, sì. Chi sono gli zombie nel tuo caso? Gli zombie nel nostro caso siamo tutti noi. Io sono, sono un appassionato del genere, del film degli zombie, da Walking Dead a La notte dei morti viventi di Giorgio Romero. Quindi la passione. Ti piaceva già. Max Formisano, che è un noto formatore di crescita personale, nonché mio amico da tanti anni, mi ha invitato a collaborare a questa stesura di questo manualetto. Io non lo chiamerei libro, è un manuale di formazione, e lui sapeva la mia passione per il genere e ha detto: Mingo, mi ha aiutato moltissimo Max negli ultimi due anni, perché insomma il primo zombie ero io, nel senso siamo tutti noi. Siamo noi. Sono noi tutte... quando? Quando è che siamo zombie? Perché siamo zombie? Rischiamo di essere. I zombie sono quelli che non pensano, quelli che parlano sempre di se stessi, quelli che sono abituati a giudicare gli altri, quelli che usano l'invidia, quelli che puntano il dito, quelli che hanno il culo pesante. Il culo pesante sono tutte quelle persone che dicono: vabbè, sì, adesso ho una serie di cose che voglio fare, allora ho un progetto bellissimo, allora io adesso devo parlare con quel sì. Poi invece non su internet è pieno di progetti. Ma la cosa bellissima, Michele, ti spiego, quando ero con Max e dissi quest'idea degli zombie, lui disse: ah, gli zombie. Ma dice Mingo, eravamo in un bar, disse: Mingo, guarda un po', che cosa vedi fuori da questo bar? Io dissi: vedo un sacco di gente che cammina, ma sei sicuro che sono persone? Io guardai e mi fece notare una cosa: posso alzarmi, Piero Lo Russo, posso alzarmi, certo, voglio far vedere una cosa. Guarda Michele, guarda, mi metto qui, va bene? Ecco, allora noi siamo abituati a vedere gli zombie, no? Sappiamo, gli zombie camminano così. Giusto, Michele? Allora, giusto. Ecco, Max dice: però guardate se non è la stessa cosa. Eh già, tutti al telefonino. Tutti col telefonino. Ah, io ho detto: ma è vero. E i parassiti moderni chi sono? I parassiti sono proprio questi, cioè questi. Sono proprio loro. Con Max, che è un esperto del settore, spiega in questi 18, voglio dire, spiega questi 18 parassiti, ma spiega anche il metodo, quindi chi leggerà il manualetto capirà, per ritornare a essere umani. Io chiaramente non sono uno scrittore, assolutamente, mi sono divertito a collaborare con Max, perché lui ancora oggi mi fa capire che io sono ancora zombie, cioè io sono ancora in cura, ma perché io quando, lo puoi confermare anche tu, cioè tutti noi che facciamo la TV, io l'ho fatta per tanti anni, in maniera con grandissima visibilità, ero veramente questo, sì, è uno spot che abbiamo girato. Vediamo queste immagini, intanto tu le commenti. Sì, allora, sì. Qui è proprio. Qui sono io, sono uno zombie. Sono... Gli zombie ecco. Non crescono. Sì, sì, gli zombie si lamentano sempre. Gli zombie non è mai colpa loro. Ecco. Vuoi tornare a essere umano? Gli zombie hanno il culo pesante. Sono tornato normale. Ecco, guarda, infatti torni con un viso stupendo, certo. Perfetto. Ecco, lui è Max, nel senso che basta leggere questo manualetto e insomma vi assicuriamo che non sarete morsi, vi eviterà di essere morsi, ma anche di essere contagiati dal morbo zombesco. Stavo dicendo, io ero uno di quelli malati proprio, soprattutto quando facevo il programma, che sapete, per tanti anni. Ecco, una delle mie malattie era quella della visibilità, di essere sempre, come dire, in onda, sul pezzo. Dal lato giusto troppo della, presi. Della telecamera. Troppo presi. Ecco. E questo secondo anche me... Anche no? Questo è un... Sì, è zombie. Noi che facciamo questo mestiere, se ci prende troppo quello di essere per forza, cioè di crederci per forza... E come si fa a smettere? Cioè, si comincia da dove? Certo. Deve accadere sempre qualcosa nella vita, altrimenti non si riesce a prendere la consapevolezza. Ecco. Io ho preso bisogna prendere consapevolezza, magari leggere questo manualetto, dove Max è assolutamente straordinario nell'informarci. Quindi farci tu dici capire... anche con un aiuto a Dio. Con un aiuto, io a me è servito molto. Io infatti non ho la presunzione di dire bisogna fare così. Io sto in fase di guarigione, sono in cura da Max. Ecco e perché... cos'è cambiato per te? Beh, è cambiato molto, ho capito molte cose dove sbagliavo, dove avevo una concezione sbagliata, e quindi per esempio mi ha
ha aiutato molto dopo la televisione a fare teatro. Ecco. Quindi il teatro, l'impegno, cioè la fatica, il sudore per impegnarsi per avere un risultato. E non l'immediatezza, l'immediatezza del video, del video, diciamo, certo, che... certo, ma anche se era lì anche un lavoro abbastanza impegnativo. Quindi però c'è diverso. Molto di te in questo libro. Ci sono delle cose, dico, mi tolgo anche due o tre sassolini, ovviamente. Ah, sì. ti sei anche potuto, ragazzi, liberare, scusate, di qualche però, pesetto. Ma fa parte delle... Uno ce lo puoi perché dire? Perché quando c'è... ma no, nel senso che... Beh, no, perché bisogna leggerlo, Michele, non peraltro. Non voglio... Però per farci capire... Avevo voglia di dire delle cose, insomma, quindi chi capisce, capisce, altrimenti la gente prenderà ovviamente quello che... Il consiglio quindi qual è? Il consiglio è quello di non prendersi mai troppo sul serio, tanto non se ne esce vivi da questa... prendere molto con vita con ironia e essere molto più leggeri. E ti trovo in grande forma, complimenti. Grazie. Davvero. Mico De Pasquale, grazie, con grazie. Max Formisano, autore, come vedete, Gli zombie hanno il culo pesante, 1 Editori. Bene, grazie, grazie Mico, grazie anche voi. Per questo.